Bella a tutti, Zistrakenzi, sono Verxare che sono tornato con voi con un nuovo video, quest'oggi su MV3, quest'oggi con la mia partita migliore su ogni Call of Duty, ecco. È una mia prima doppia mob, ragazzi. E sono davvero, davvero eccitato di portarvi una mob, una doppia mob così, perché è un gameplay che per me, a mio parere, ecco, a tratti sarà davvero devastante, davvero divertente. Guardate qui, faccio una feed da 7 persone, una roba simile. E sì, riuscirò a chiamare un paio di mob molto veloci, entrambe, non so, di velocità 2 minuti e mezzo, una cosa simile. E sì, una doppia mob in 5 minuti, 5 minuti e mezzo. È una cosa che non si vede tutti i giorni, ecco. E devo essere sincero, in questa partita ero host. E forse è stato uno dei fattori che mi ha portato ad avere questo gameplay, ecco. Perché forse, ecco, se avessi avuto una connessione non superiore a quella dei miei avversari, mi sarei fermato, non so, a una mob, magari avrei fallito miseramente a due uccisioni dalla seconda, ecco. E non si sa, non si sa, però con questa partita vi voglio anche, diciamo, dimostrare quanto la connessione in questo gioco, così come era su Black Ops, conti, ecco. E non faccio questo per lamentarmi o portare delle lamentele per l'appunto. Riguardo la mia connessione, ecco, io voglio proprio lamentarmi del sistema di Call of Duty, ecco, del sistema dell'ultimo biennio che è stato introdotto su Call of Duty. Ora non sono davvero un esperto in questi ambiti, però non riesco a capire perché non abbiano riproposto tale quale un'incisione così non tanto netta della connessione. Ecco perché non hanno riproposto il sistema di connessione che c'era su MV2 piuttosto che c'è di quello presente su COD 4. Perché io devo dire la verità, ho trovato davvero tanta differenza nel giocare questi due titoli da MV2 a Black Ops e anche a MV3. E mi dà fastidio sia quando sono oggetto di tale differenza di connessione, sia quando sono soggetto, sono attivo e sono io che benefico di questo, diciamo, vantaggio. Perché diciamocelo, ecco, ragazzi, non è una bella cosa. E a dire la verità non è neanche tanto, non ti forma neanche tanto come giocatore di player avere questo vantaggio così, diciamo, spropositato nei confronti degli avversari. Perché se io sono arrivato ad elaborare un mio stile di gioco, diciamo, prendendo delle decisioni diverse magari da un comune, non so, ragazzo che ha una connessione, fate, non so, 100 mega con ping 10, diciamo che se sono riuscito a elaborare questo stile di gioco è anche grazie alla mia connessione pessima, e quindi devo ogni tanto incazzarmi, ma anche ringraziare questa connessione che quando non c'è, quando è una connessione buona, mi permette di portare anche questi gameplay a voi ragazzi, quindi dovete ringraziare anche voi la mia connessione degli ultimi anni che è stata a dir poco pessima, però non sono qui per parlare della mia connessione. Ok ragazzi, un altro punto che volevo toccare è la squadra nemica. Sì, è un altro fattore che mi ha aiutato senz'altro, ecco, riuscire a fare 24 uccisioni di fila e poi morire e farne altre 24 di fila prendendo due mob. Non è una cosa che succede tutti i giorni e non è una cosa che succede contro tutti i nemici di questo mondo, però allo stesso tempo questa cosa mi fa riflettere, ecco, perché non sono solo io a dire la verità che gioco contro questi, tra virgolette, nabbi, perché fino alla prima mob c'era un giocatore davvero completo che poi ha rage quittato e arriverà solo verso la fine, che si chiamava XMatteo97. Era un buon giocatore, ecco, devo dire, un giocatore sopra la media che mi ha dato filo da torcere nelle precedenti partite a questa. E quindi diciamocelo, non erano proprio i più nabbi, però neanche i più esperti di sicuro giocatori di COD. Però al tempo stesso, come detto, ho ragionato nel fatto che sì, di sicuro questi hanno contribuito ad avermi fatto fare questa doppia mob, però anche, diciamo, cioè, allora, quello che voglio dire, ragazzi, è che di sicuro c'è anche una componente, una terza componente, ecco, terziaria sembra tipo, non so, il settore primario, no, c'è un'altra componente, ragazzi, perché non si riesce a fare questa cosa solo grazie alla connessione fantastica, ai nemici nabbi, altrimenti si vedrebbero probabilmente
delle doppie mob ogni santo giorno, perché diciamocelo, un po' tutti incontriamo dei giocatori così, però l'abilità è proprio saper cogliere questi fattori positivi e mettere insieme anche un po' di propria abilità affinché ne esca un gameplay fantastico. E ragazzi, questa è anche un'esortazione che propongo a voi, perché dovrete davvero innalzare la community di COD italiana. Abbiamo bisogno, ragazzi, tutta la nostra community ha bisogno di buoni gameplay, di partite fantastiche che vadano ad animare una competizione, come detto, costruttiva, ecco. Quindi, ragazzi, è un monito che faccio anche a voi. Impegnatevi, ragazzi, sfruttate questi fattori positivi che vi vengono proposti senz'altro qualche volta anche a voi. Comunque, ragazzi, qui sono molto vicino alla seconda mob. Come vedrete, rischierò di fare un fail all'incirca fra 10 secondi, però diciamo anche lì vedrete come sia la connessione sia, diciamo, la mia abilità, tra virgolette, mi permetterà di non buttare via una streak così, e qui ormai sono vicinissimo, mi tremavano davvero le mani, però ero anche abbastanza calmo, qui non riuscivo a prendere la mia 24esima uccisione di fila, però qui arriva la seconda mob in questo momento, ragazzi. Ero davvero, davvero, davvero eccitato. Non sapete davvero quanto ero eccitato in questo momento. Uno dei più felici, senz'altro, per quanto riguarda l'aspetto videoludico. E anche le reazioni dei miei compagni di squadra erano abbastanza ironiche, perché questi non avevano mai visto una mob. E ne hanno viste due in una partita, e ce n'era uno che mi accusava di cheating. Quindi magari adesso starà vedendo questo video, magari no. Però sono anche, diciamo, fiero per certi aspetti di proporvi questo video. Spero che voi lo apprezziate, ragazzi. Ora questo è il mio quarto tentativo di commentary. Spero che sia andato in sostanza bene. Davvero non ho più voce, ragazzi. Devo anche tornare a studiare, quindi nulla. Spero che questo video vi sia piaciuto. Risultato finale 87 kill, tutte con le armi, un buon risultato. Bella zii, ci si becca al prossimo video. Ciao, grazie.